calm down before you stress up the groove. Be a little different when the pistols. Hey, who you talking? I ain't surprised at all. Seen them rise and fall. Went up the mountain, it wasn't hard to climb at all. At the top, I found some relief. I finally got some peace. Carry on, but please don't mess up the mood. Parliamo di un incontro sempre classe N, ma questa volta 70 kg. Sempre 3 round da un minuto e mezzo. Ottimo utilizzo delle combinazioni da parte di Lorenzo Zia. Grande capacità di dominare il tappeto di gara. Lorenzo sembra girare molto agevolmente intorno agli attacchi dell'avversario. Punta molto alla velocità, mi sembra. È tra i fondatori della Pro Fighting, una palestra di arti marziali con diversi sedi in diverse zone d'Italia. Fine del primo round. Anche come atleta. Ottima azione, ottima spazzata di Gabriel Guida su Lorenzo Zia. Nel primo round Lorenzo ha saputo muoversi molto molto bene e anche in questo round ha deciso di usare gli spostamenti in maniera molto efficace. E l'avversario però, a differenza del primo round, ha deciso di interromperlo. Viene richiamato dall'arbitro, pare per una questione di spinte. Senz'altro, oh, colpo subito. Angolo neutro, notare come il coach abbia fermato l'atleta, gli abbia detto di restare nell'angolo neutro. Fosse andato al suo angolo avrebbe potuto ricevere dei suggerimenti, non sarebbe stato corretto. E rispetto al primo round il nostro Gabriel sembra essere molto più capace di fermare tutti questi spostamenti di Lorenzo. È molta la foga degli atleti in questo incontro. La reattività dell'angolo blu è veramente, veramente notevole. Ottima evasione, l'angolo blu è riuscito a schivare due volte di fila.
un calcio che avrebbe meritato una proiezione se fosse entrato a segno. Sapientissimo calcio girato, purtroppo ha subito un colpo al mento, è stato molto rischioso, molto. Bellissima dimostrazione di tecniche in questo ultimo round. L'angolo blu ha decisamente molta voglia di finire questo incontro. Il nostro Lorenzo sta mitragliando di colpi, tuttavia il pressing di Gabriel non è assolutamente trascurabile. Non gli lascia la libertà di fare quello che vuole con le sue combinazioni. Ottimo gancio al viso. Davvero insidioso, è entrato la prima volta, non ha più smesso di mirare a quella mandibola. I coach stanno esagerando, l'arbitro potrebbe addirittura decidere di penalizzare gli atleti a causa del coach. Fine del terzo round. Bellissima dimostrazione di fair play, guardate con che bellezza gli atleti celebrano l'un l'altro. Verdetto unanime e vince l'angolo blu. A quanto pare la sua strategia di variare nelle tecniche e puntare sugli spostamenti, sul mandare a vuoto l'avversario, ha avuto successo. E si porta a casa la cintura. Boy,